Sono contento sì del gol, ma a metà, perché preferivo il gol con una vittoria. Quindi c'è un po' di amaro in bocca, però ripartiamo subito. Fortunatamente domenica c'è già un'altra partita importante e ci andiamo a prendere sicuramente quello che abbiamo lasciato oggi. È una squadra che vuole rimanere la in vetta, deve curare questi dettagli. Una partita sporca come quella di oggi contro comunque una squadra forte, e andare in vantaggio, essere ripresi e poi per bravura e per fortuna andare ancora in vantaggio deve finire lì. Sono queste le partite importanti che ti possono cambiare la stagione. Non ci siamo riusciti, ripeto, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. E già da domenica dobbiamo andare a riprendere i punti che abbiamo perso. Da una parte c'è la fase difensiva, ma poi anche la fase offensiva con tutta la mole di gioco che creiamo, tutte le occasioni per farci stare anche più tranquilli nei secondi tempi o comunque verso la fine della partita, fare quei gol è troppo importante. Non siamo contenti, eravamo riusciti a passare in vantaggio due volte, poi in due mezze occasioni che abbiamo concesso abbiamo preso gol nel finale dei due tempi e quindi questo ci rende un po' dispiaciuti sicuramente per questa partita. Eravamo riusciti a metterla bene, una prestazione comunque contro una squadra forte, con delle buone individualità, potevamo portarla a casa. La prestazione comunque, cioè, siamo riusciti ad avere delle occasioni, come detto, importanti, importanti. Vanno finalizzate, poi sai, il calcio è così, se poi magari non fai gol, rischi di prenderlo nelle poche occasioni che hai concesso, però Sapo per noi è una certezza, quindi oggi sono andate così, ma per noi è un punto di riferimento, ecco. Noi nelle nostre prestazioni comunque stiamo facendo anche tanti, tanti gol e poi come oggi abbiamo sempre molte occasioni. La cosa che dispiace di oggi è che hai preso due gol non concedendo tantissimi tiri agli avversari. E loro comunque sono stata una squadra che hanno attaccato con tantissimi giocatori, che hanno qualità e tu non hai concesso tanto, quindi per noi è fondamentale lavorare sulla prestazione difensiva e offensiva. Secondo me oggi difensivamente non abbiamo concesso tantissimo e siamo stati puniti da episodi.